Staremo a vedere. Cambiamo argomento perché abbiamo parlato di tante cose, ma con l'inizio dell'estate ci sono certi lavori, certe professioni che appunto cambiano, aumentano i voli aerei ad esempio sulle piste dell'aeroporto di Fiumicino del 20%. Vediamo allora come lavorano gli operatori dell'ENAV che gestiscono decolli e atterraggi dalla torre di controllo. 90 movimenti l'ora tra decolli e atterraggi. Il periodo estivo è il momento di maggior picco del traffico aereo sulle sei piste dell'aeroporto Leonardo da Vinci, il primo scalo nazionale con circa 38 milioni di passeggeri l'anno. I voli che il personale dell'ENAV gestisce dalla torre di controllo di Fiumicino sono un migliaio al giorno. Mediamente gestiamo nel periodo estivo circa 1000 movimenti suddivisi tra atterraggi e partenze, con un incremento di circa il 20% rispetto al periodo invernale, cui arriviamo a gestire mediamente 800 movimenti. Ecco, ci sono delle procedure diverse in questo momento di massimo traffico? No, le procedure che utilizziamo sono esattamente le stesse, chiaramente noi predisponiamo le configurazioni operative, quindi il numero di persone massimo per avere tutte le posizioni operative aperte. Lo scalo di Fiumicino e quello di Malpensa sono i due aeroporti italiani che insieme a quelli francesi utilizzano un sistema satellitare di ultimissima generazione con procedure che garantiscono una precisione dei movimenti maggiore rispetto al segnale GPS. Il sistema EGNOS ha infatti un margine di errore di soli 2 metri. Questa tecnologia consente l'utilizzo del segnale satellitare corretto da una serie di stazioni a terra, rilanciato in volo a 3 satelliti geostazionari, che appunto permettono di elaborare delle procedure basandosi su questa tecnologia e che sono indipendenti da sistemi di terra. Su Fiumicino e su Malpensa, questo per quanto riguarda l'Italia, sono state pubblicate delle procedure che appunto possono far avvicinare ed atterrare gli aeromobili in maniera indipendente dai sistemi di terra, utilizzando esclusivamente il segnale satellitare. E che tipo di precisione ha? Ha una precisione che in termini tecnici è definita di CAT1, ovvero si possono effettuare avvicinamenti ad atterraggi fino ad una visibilità di 550 metri. Cambiamo argomento. Domani...